Oggi parliamo di spesa, la spesa degli italiani, la spesa che facciamo tutti noi ogni giorno e quindi quando andiamo nei centri commerciali, nei supermarket, prendiamo il carrello e iniziamo a riempirlo. Lo riempiamo con prodotti per lo più sostenibili, vero Francesca Zecca? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Cristina. Sì, diciamo che il consumatore è sempre più attento, è sempre più consapevole rispetto a prodotti che hanno un claim di sostenibilità. Diventa un po' difficile in questa fase di calo del potere d'acquisto del consumatore conciliare questa esigenza con la disponibilità di spesa. Per cui spesso c'è una discrepanza tra quella che è la dichiarazione di intenti del consumatore, che è favorevole rispetto ai contenuti sostenibili di un prodotto, rispetto alla responsabilità sociale delle imprese, e poi l'atto d'acquisto vero e proprio. E abbiamo anche dei dati a supporto di questo. Per esempio, nel rapporto COP, il 42% dei consumatori che hanno risposto alla survey realizzata dall'Istituto Ufficio Studi di COP e Nomisma ha dichiarato che per far fronte a questa crisi comunque dei consumi, il 42% ha rinunciato all'acquisto di prodotti sostenibili. Poi abbiamo un 90% che riduce gli sprechi, quindi diciamo che a volte anche la sostenibilità si concilia anche con una maggiore attenzione rispetto agli sprechi. Diciamo che un passo avanti anche rispetto all'offerta disponibile sul mercato è quella di dare un contenuto di sostenibilità quasi come fosse un prerequisito, così come i requisiti di qualità e di sicurezza alimentare. E in questo modo potrebbero diventare prodotti anche più accessibili dal punto di vista del prezzo e quindi essere disponibili per una fascia più ampia di consumatori. Bere in un certo senso. Io, Francesca, ti ringrazio molto. Siamo colleghe, quindi ti do del tu. Tu sei Assolutamente. direttore di food e noi abbiamo proprio visto la ricerca che avete appena pubblicato lato aziende. Quindi io ti ho interpellata dicendo: va bene, le aziende dell'agroalimentare italiana stanno accettando, stanno incamminandosi sulla strada della sostenibilità, ma poi mi interessava soprattutto, ed ecco la prima domanda iniziale, vedere come gli italiani scelgono i prodotti sostenibili di queste aziende. Quindi, torniamo alla vostra interessantissima ricerca. Lato aziende, che cosa sta preoccupando? Più l'inflazione che esiste, più la scarsità delle materie prime o più queste tematiche legate alla sostenibilità che sono un dovere, ma anche un diritto. Sì, assolutamente. Insomma, in questa survey che abbiamo realizzato coinvolgendo la nostra community di industrie del settore food and beverage, emergono, insomma, degli indicatori molto importanti che riflettono proprio lo scenario attuale economico. Quindi l'incremento generalizzato dei costi di gestione, anche l'incremento dei costi legati all'indebitamento sono sicuramente una preoccupazione. La preoccupazione principale delle aziende in questo momento, che rischia di rallentare tutte le ipotesi di investimento. Però è anche vero che la sostenibilità nel lungo periodo può essere una via d'uscita per recuperare efficienza e guadagnare anche un vantaggio competitivo sul lungo periodo. Infatti emerge che se da un lato appunto c'è tutta questa preoccupazione legata all'incremento dei costi delle materie prime, ai costi energetici, comunque un 62%
delle aziende interpellate e non rinuncerà nei prossimi anni a investire nella sostenibilità, intesa soprattutto come sostenibilità ambientale, e quindi investimenti legati all'efficientamento energetico, il risparmio di costi attraverso il ricorso a energie rinnovabili, e quindi un recupero di efficienza abbinato anche a un abbattimento delle emissioni di CO2. Quindi questa è la tendenza diciamo che abbiamo riscontrato, insieme poi anche a una spiccatissima propensione proprio del settore alimentare verso l'economia circolare. Infatti le best practice all'interno della circular economy sono molto avanzate all'interno della filiera e stanno dando dei risultati tangibili. Certo, tangibili anche, proprio anche in termini di risparmio esatto. Di costi, al di là anche di un circolo proprio virtuoso che si registra anche tra i vari componenti della filiera, per cui clienti con fornitori piuttosto che fornitori di servizi, diciamo una progettualità in questo caso condivisa proprio nella direzione di recuperare efficienza e creare valore, che va d'accordo con la sostenibilità, insomma. Assolutamente. E poi ci sono delle direttive europee in primis a cui non si può far finta di niente. Insomma, trovi che ci sia un po' più di fatica di una volta? Voi avete più di 30 anni, no? Pubblicate Food da più di 30 anni, una volta questi temi non c'erano e quindi forse sembrava più facile, ma in realtà è proprio solo una fatica o una grande opportunità? No, sicuramente un'opportunità, e il settore alimentare anche rispetto ad altri è stato sempre un po' precursore di processi di sostenibilità, anche quando la sostenibilità non era diciamo ben definita, era ancora qualcosa di astratto. Per cui quello che si riscontra è davvero una forte attenzione a queste tematiche, che va di pari passo con quello che dicevamo prima, una maggiore sensibilità anche da parte del consumatore rispetto a queste tematiche. Adesso la sfida è proprio quella di conciliare una condizione di mercato caratterizzata da molta incertezza, volatilità, discontinuità, con dei progetti di sostenibilità che richiedono anche degli investimenti importanti. Quello che funziona, che abbiamo riscontrato anche attraverso diciamo la nostra indagine e anche i nostri contatti con le aziende del settore, quello che funziona è, diciamo, ragionare un po' per ecosistemi, cioè fare in modo che ci sia una sempre maggiore integrazione a livello di funzioni aziendali, per creare anche dei processi snelli di condivisione degli obiettivi, e a livello di filiera, quello che dicevamo prima, ma anche al di fuori proprio della filiera, che riguarda l'impresa stessa, nel senso che ci sono dei progetti molto interessanti anche di competition, aziende concorrenti che collaborano in vista di un obiettivo comune che è proprio nella logica di ridurre l'impatto, risparmiare risorse e creare valore per la filiera a 360 gradi. Certo. Quindi queste sono veramente delle best practice, delle importanti, sì, e direi anche l'importanza che diventa anche in questa fase decisiva anche per dare un po' l'indirizzo, che è quella di affidarsi anche a competenze specifiche in ambito di sostenibilità. Chiaro, sì, effettivamente anche le figure ESG sono sempre più richieste. Ti lascio con un'ultima domanda secca, con una risposta altrettanto secca, perché siamo alla fine. Francesca, secondo te il sottocosto è sostenibile? No. Assolutamente no, questa, diciamo, è una delle tematiche più calde, più spinose a livello di filiera, per garantire appunto un'equa ripartizione delle risorse, una redistribuzione del valore anche negli anelli più deboli. Sicuramente è una battaglia che bisogna portare avanti, ma proprio nella logica di preservare una filiera a partire
dai contributori più piccoli, dai fornitori. Siamo assolutamente d'accordo con te, quindi nel carrello bisogna proprio fare tutti questi ragionamenti che ci hai portato in evidenza. Grazie Francesca, teneteci grazie. Aggiornati su quello che bolle in pentola. Grazie. Grazie.